racconto l'ultimo capitolo. Qualche mese più tardi, poi chiudo velocemente, mio papà mi chiama, mi dice: dai, Luigi, andiamo. Dove andiamo? Ti porto al cinema Adriano, che non era una multisala come adesso, era una mega sala con 2.000-3.000 posti. E all'Adriano facevano il federale. Io sono seduto di fianco a mio papà e sul grande schermo c'è mio papà e la sua storia. Io mi godo tutto il film, mi diverto, rido, scherzo, cose eccetera. Poi a un certo punto c'è la scena dove lui si mette la divisa da federale in una Roma appena liberata, un cretino, una storia di un cretino, e a un certo punto arrivano questi, vedono il federale, cominciano a rincorrerlo, lo prendono, lo sbattono al muro e gli danno un sacco di botte. E io guardo il film e mi viene un'ansia terribile, mi viene da piangere, ho paura di mio papà, che stanno facendo male, comincio a piangere come un bambino, comincio a piangere come un bambino. E mio papà, che sta di fianco a me, mi prende la mano e mi dice: Ricky, non ti preoccupare, è solo un film, guarda, io sono qua, ti ricordi, l'abbiamo visto fare. E io guardavo mio papà, guardavo il film, ma il film era più forte del mio papà, cioè il film riusciva, era decisivo, riusciva a trasmettermi più emozioni, più verità di quello che delle parole tranquillizzanti di lui. E lì ho capito che cos'è il cinema. L'ho capito tanti anni dopo raccontando la storia, ma penso che lì è stato veramente il mio imprinting con quello che è l'emotività che riesce a raccontare il cinema. Sono anche ricordo dell'episodio dei mostri dove tuo papà si fa strada giocando con te per farti vedere come uno può superare gli altri e arrivare per primo al botteghino. Il mondo è tondo e chi non sta a galla va a fondo. La storia del berlusconismo antenita, cioè la storia di che per andare avanti nella vita bisogna basta essere molto furbi, più furbi del prossimo. Finché dopo, dice, 10 anni dopo, c'è una foto di uno sul giornale, figlio uccide il padre dopo averlo derubato, la vittima, diceva la pagina di Roma. Sì, verrebbe ricevuto in un'indicazione tale che lo conduceva a uccidere il padre. Sì, bisognava essere più furbo dell'altro, bastava, come dire, essere scaldi. Era la cattiva educazione di un padre, era un'educazione sentimentale di un padre che in realtà insegnava al figlio ad essere, diciamo così, furbo e tra virgolette cattivo. Abbiamo un altro pezzo che è piccolo equivoce, che in realtà credo, non l'hai trovato? No, non era piccolo equivoce, cosa c'hai? Abbiamo visto solo proprio, scusate, sì, che l'abbiamo visto proprio ieri, l'abbiamo rivisto che lanciava Luca Zingaretti, primo film da protagonista di Luca Zingaretti, non so se qualcuno che qui fosse in sala, e un altro film molto duro che ha fatto Ricky dopo la scorta, molto drammatico, molto più drammatico questo della scorta, per certi versi, ecco che cattivo oggi sarebbe in linea assolutamente con Suburra e Gomorra, ho tutta una letteratura su sì, eroi maledetti. L'idea no? originale del film, l'idea originale per allora, vent'anni fa, era quella di raccontare una storia dal punto di vista del cattivo, cioè noi abbiamo raccontato la storia di un carnefice e di una vittima, e solitamente, diciamo così, anche noi con la scorta l'abbiamo fatto, solitamente una storia così sarebbe stata affrontata raccontando le sorti della vittima, no? È come lui. In questo caso l'abbiamo misurato. Invece noi abbiamo deciso di sfidare, diciamo così, un po' il luogo comune, abbiamo raccontato la storia del carnefice, che era un Luca Zingaretti, un giacca e cravatta, usuraio, ma non il classico. È un colletto bianco, insomma. La storia faceva il commercio. Stupendo della criminalità organizzata. Sentiamo un attimo il brano da Vite Stronzate. Poi torneremo a parlare di qualcosa, di due brani che abbiamo sentito.